Sei pronto a passare una serata indimenticabile nel ristorante migliore della Sì, città? sei pronta? Su, andiamo. Adesso Dai. Appena viene Nicolas, andiamo. Capo, eccomi qui. Ah. Sono pronto, le posso dare un consiglio? Non preferisce prendere un taxi o un'auto a noleggio? Un taxi? Sì, magari per stare più in intimità, non è il caso che io ascolti i vostri discorsi. Mi sembra un'ottima idea. Il fatto è che ho un autista e l'ho assunto per questo, ma va bene, decidi tu, Thomas, ma sbrigati, per favore. Che ti prende? No, niente, glielo dico da uomo a uomo. Ho pensato che magari preferisce stare solo con la signorina. E lo capisco, preferirei non stare lì. Quindi non vuoi venire, è questo? No, il fatto è che, capo, è che ho delle faccende da risolvere. Ah, è per Vicky, guarda che Sebastiano è piuttosto demoralizzato. No, quella di Vicky è una vecchia storia. Ti chiedo per favore. Io sono la faccenda di Nicolas. Noi andiamo a teatro. Abbiamo comprato i biglietti una settimana fa. Sì, una settimana e mezza, e i più cari. Insomma, mi sta passando l'appetito, Thomas. Ce ne andiamo, per favore? Ora guido io. Sta calma. Dammi le chiavi. Sì, eccole. Divertitevi. E in bocca al lupo, eh? Grazie. Buona serata, capo. A domani. Ah, Carmen mi ha salvato. Ti ringrazio. Hai visto? Di cuore. Mi ero accorta, sai, che non avevi voglia di andare. Non importa, andiamo a teatro. Mi piace l'idea di passare la serata con te. Ah, pensavo fosse uno scherzo, una bugia per... Vai davvero a teatro? Sì, ovvio. Certo, ci andiamo insieme. No, Carmen, io no, perché Angelo si offenderà. No, guarda, non mi parlare di Angelo. Prima cosa è in castigo e secondo si addormenta a teatro. Per favore, dai, prima per te e adesso per me, avanti. Dai, che sono tutta lustrini, guarda che bella. Sì, Carmen, stai molto bene e... D'accordo, andiamo. Sì, andiamo. I was thinking... Che ne dici se li divido per... I mean, li monto per genere. Ladies da una parte e gli uomini dall'altra. Io penso che dovresti mischiarli. Così puoi fare dei paragoni, non credi? To mix them up? Sì. Però, perché? Perché di solito noi ragazzi abbiamo un'idea diversa dell'amore rispetto alle donne. E qual è l'idea diversa? La differenza è che noi ragazzi non... Sospiriamo nel guardare le farfalle dai mille colori. Per noi si scatena qualcosa dentro e quando questo succede non riusciamo a controllarci. Scusate? Interrompo qualcosa? Ci siamo. No, aspetta. Che ne dici se prima di scendere facciamo un patto? Un patto? Che patto? Niente, vorrei che questa sera fosse indimenticabile per tutti e due. Che ne dici? Beh, sì, certo, è per questo che siamo venuti al tuo ristorante preferito, per stare appunto, in pace. Appunto, perciò non voglio rovinare la serata per niente al mondo. Sì, va bene. Se si tratta solo di questo, è logico. Ti rendi conto che in fondo ci basta molto poco per essere felici? Basta avere un po' di tempo per noi due da soli, per poter conversare, condividere momenti speciali. Ma mi stai ascoltando, Thomas? Sì, ti sto ascoltando, ma l'ultima cosa che hai detto non... Che cosa hai detto, scusami? Niente, amore, ti stavo dicendo che devi occuparti soltanto di te, di me e nient'altro. Cioè, anche della scuola dei bambini, perché quello è un argomento che riguarda entrambi. Sì, però ci ho già pensato. Io non voglio che i miei figli vadano in collegio. Ma te l'ho già detto, Thomas, non è un collegio. La scuola Modello del Sole è più un hotel a 5 stelle che un collegio. Poi avranno la migliore istruzione del mondo. Sì, ma non mi importa. Non voglio un hotel a 5 stelle. Io voglio che crescano con me. Voglio tenerli vicino. Sì, va bene. Per Chiama ne possiamo parlare, ma per Cecilia no. Scusami, ma adesso ha una madre che ha tutto il diritto del mondo a decidere cosa? Del suo futuro. No. Ferma un attimo. No. Tu vuoi che io rinunci all'educazione di Cecilia? Ti ricordo che per 7 anni l'ho cresciuta da solo. Ho badato io alla sua istruzione da solo. Certo, ma io non sapevo di essere la madre. Che dici? Mi prendi in giro, Thomas? Non ho voglia di parlarne. Non ho voglia di rivivere tutte le sofferenze che ho passato. Va bene, lasciamo stare. Facciamo così. Andiamo a mangiare e passiamo questa serata indimenticabile. Mi segui, Nicolas? Angelo ha sempre bisogno di essere spronato. Mi spiego, manca di personalità. Non è come me. Carmen, sta attenta, per favore. Vado a prendermela e non mi importa che ho di fronte, capisci? Sì, non sono resa conto. A lui manca questo. Che bontà, i popcorn. Gliene prendo un po', mezzi sono caduti per terra. Forse è meglio se pulisce. Allora, gentile signore, come va? Buonasera. Allora, noi abbiamo questi due posti, quindi... Il posto è mio, sono arrivato per primo. Mi scusi, non mi capisce? Ho passato una giornataccia, mi deve venire incontro. Lei si deve spostare di un posto, questi due sono nostri, ha capito? Ah, sì? È scritto qui, e chi è chiaro? Lo dice? Lo dico io, va bene?
Cannon, lascia stare, mi siedo lì accanto. No, no, che siamo importa? Venuti insieme, ci sediamo insieme, Nicholas. Allora, o si sposta o chiamo mio fidanzato che la sistemerà. Non guardi me, non sono io sono un amico che l'accompagna. Ora basta, non dire niente, Carmen. Senti, bellezza, tu puoi chiamare chi vuoi, ma da questa sedia io non mi sposto. Non si sposta, non si sposta. In te non importa, non credetemi. Sì, noi ci vorremmo sedere, però... Andiamo. Non possiamo. Insomma. Volete sedervi? Non possiamo perché il signore qui ci ha rubato il posto. No, non ce l'ha rubato, il posto è ancora qui, certo, è occupato da lui, ovviamente. Sì, molto occupato. Piantagrano, usurpatore, maleducato. Carmen, smettila. Finiscila, capito? Non vorrei arrivare alle mani con questo signore. Va bene. Mi fai pena, sai? Ti è mancato tanto così che ti riducessi in poltiglia. Lecca piedi. No, è solamente una sua impressione. Si è fatto tardi. Quando arriverà la mamma mi punirà. Il taxi sarà qui tra poco, non devi preoccuparti. E tu cos'hai, Chama? Perché sei così triste? Cecilia non vuole che io sia famoso. Chama, è perché lei è gelosa. Pensa a te stesso, dimentica tua sorella, come faccio io con Sofia. Faccio tutto il contrario di quello che mi dice. Ma Cecilia vuole il meglio per me. E se non le piace quell'impresario? Ci sarà pure un motivo. Chama, tu non puoi rinunciare all'occasione della tua vita perché tua sorella non ti appoggia. Ti appoggia e come, Chama? Ma non mi piace che tu faccia pazzie. Ti sembra folle credere a Juan Alberto? Forse sì, un pochino. Ma io devo badare a te anche se ci vai. Grazie, Cecilia. Mi sento meglio con il tuo appoggio. Chama, l'avresti fatto perché io ti ci avrei trascinato. Allora siamo uniti per questa cosa? Sì, sì. Certo che lo siamo. Anch'io. Unitissimi! Sì! Mi chiamano il messo. E qualcuno mi ha convocato. Carmen, questa non è l'opera che hanno dato all'ambasciata. Sì, sì, ma tu come lo sai? Non eri presente. No, non c'ero io, c'era Nini. E me l'ha raccontata nei minimi particolari, non può essere che questo. Chiudi il becco. No, chiuda il becco lei. Carmen, per favore. Comunque non è lo stesso, lo sai? Vederla in teatro è un'altra magia, capisci? Sì, me lo immagino, un'altra magia. Infatti di questo passo ci faranno sparire in un cilindro. Vuoi stare zitto? Sì, non parlo più. Vuoi stare zitto, moccioso capellone, o vuoi che ci pensi io? Ho visto, sa? Ho sentito Carmen, tutto. Carmen, dico sul serio, basta, accidenti, dai, sei un attaccabrighe. Mi fa arrabbiare, sai cosa risolverebbe tutti non i problemi? Se lei, mi scusi, se lei cambiasse di posto, penso che risolverebbe tutti i problemi. Ah, è questo che vuoi. Ora mi siedo al posto. Sì, al posto suo. No, per carità, no, così mi spazza le gambe, un bacino. Ah, Carmen, povero me. Non sento più niente, povero me. Ehi, mammina, va bene adesso? Oh, mammina. Sì, non sono la sua mammina. Arriverà in questo mondo con una missione incerta, senza direzione. Ma i tuoi occhi, profondi, marroni, i tuoi occhi furono i miei. E il mio amore l'ha salvata. E quegli occhi presaghi saranno i miei oracoli. Carmen, questa voce la conosco. Forse perché è un attore, l'avrei visto in televisione. No, ti dico di no, è un tipo che mi ha parlato, ma non ricordo dove io l'abbia conosciuto. Se non chiudi il becco, tra poco non riconoscerai neanche te stesso quando ti avrò ridotto in poltiglia. Com'è violento quest'uomo, vuole ritirare. Senta, ma insomma, si vuole calmare. Shh. E sei una cosa, sarà un paradiso quando riusciremo a procedere con l'istruzione dei bambini, quando potremo toglierci di torno. Non dire chiunque. Così, sembra che tutti voglia sbarazzare di mezzo mondo. Non dire no, così, mezzo non è mondo, bello. No, sono la gente che è di troppo. Ma nessuno è di troppo, nella mia ambasciata io sto con le persone con cui voglio stare. Certo, perché non vedi al di là del tuo naso, ma la verità è che qui dentro ti fanno credere tutti quello che vogliono. No, così, come, scusa un attimo, mi stai dando dell'idiota per caso? Come? Non ti do dell'idiota, ti sto solo dicendo che a volte sei un cosa? Pochino ingenuo. Dai. Ah, ingenuo. Non importa, non voglio parlare No, aspetta, invece proprio adesso è il momento di parlare di questo. Carmen ce l'ha con me perché non ho detto a Nini che io sto con Carmen e che non mi interessa più Nini. Come? Carmen ce l'ha con me perché non ho detto a Nini che... Ok, hai certo, capito? Allora non ha tutti i torti. Chi? Carmen, chi se no? Perché? A me Nini non ha mai dato confidenza, lo sai. Se le dicessi una cosa del genere mi riderebbe in faccia. Al primo accenno scoppierebbe a ridere qua, no? Conosci Carmen, se si mette in testa una cosa non gliela togli neanche con 10 torte al cioccolato. Sì, lo so, è vero. E poi ho capito che lo fa apposta, sai. Perché mi tocca sul mio punto debole. Dimmi tu che bisogno aveva di andare a teatro con Nicolas. Ti rendi conto che lo fa per farmi ingelosire, per farmi soffrire senza ragione, ecco. Le donne sono così, ti puniscono per averti, per controllarti. E altre volte... Perché dici così? Per Andy.
Randy. Mi ha stregato, fratello. Sul serio? La ragazza dello scambio culturale mi ha mandato in crisi l'anima. È meraviglioso, Gwen, è fantastico. Sono contento per te, te lo meriti, lo sai. Comunque sta tranquillo, che mi passerà. Te lo assicuro. Bravi, che tenerezza. Siete commoventi. Come la chiamano questa vostra unione? Perdenti uniti non saranno mai vinti. Voi che dite? Beh, se è così, tu sei il presidente. Chi hai detto? Mi hai sentito. Se Gwen... cerchi guai, li hai trovati. Vuoi vedere come li risolvo? Sì, dai, fammi vedere. Avanti, andiamo. Vabbè, avanti. Forza. Gwen, andiamo a casa a dormire. Cammina. Cos'è? Sei nervoso? Cammina, eh? Andiamo. Vattene con tuo fratellino. Basta. Fatti proteggere da lui. Sei impannito. Ecco che sei. Sì. Bravo. Andiamo via, dai. Perché mi hai chiamato? Suppongo che tu lo sappia, no? Sì, lo so. Speravo tanto che fosse per un altro motivo. Anche a me piacerebbe che il tipo che sta tradendo mia sorella non fosse il mio migliore amico, così potrei fargliela pagare senza sensi di colpa. Guarda che non sono stata io a scatenare questa discussione. No, 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 no. Sei stata tu che mi hai costretta a questa discussione, perché io non avevo nessuna voglia. Sì, che abbia a che fare con me, conto meno di zero. Abbassa per te la voce, Selina. Sai una cosa, hai ragione, mi umili già abbastanza durante il giorno e non voglio far sapere ai domestici che continui a umiliarmi. Per questo preferisco essere vinto tra le tue braccia che vincitore tra le grinfie di chi non mi amerà mai. Sono tuo, sempre tuo. Bravo! Bravo! Bravissimi! Bravi! Bravi! Bravi davvero! Bravo! Bravo! Oh. Ma quello è... Germano, il giardiniere! Allora Germano è un attore!